Grazie Presidente. Allora, torniamo a parlare di autismo e l'assessore ricorderà che questo argomento è stato affrontato nei mesi scorsi all'interno anche della Commissione Sanità, dove ci sono state diverse audizioni in seguito a degli avvenimenti, a delle segnalazioni e a delle notizie che mettevano in luce un vero e proprio calvario che molte famiglie abruzzesi si sono trovate ad affrontare a causa della mancata presa in carico dei propri figli da parte della ASL, in particolare l'ASL di Chieti, con la conseguenza che queste famiglie sono state costrette a ricorrere in molti casi al TAR per ottenere l'assistenza e le cure terapeutiche necessarie che fino a quel momento gli erano state di fatto negate. Voglio ricordare che esiste una legge nazionale che ha inserito la diagnosi, ma anche il trattamento e la cura dei disturbi dello spettro autistico nei livelli essenziali di assistenza, che quindi devono essere garantiti a tutti i cittadini. Esistono anche delle linee guida nazionali che indicano determinati principi da seguire, e ne cito solo alcuni, per esempio la formazione specifica degli operatori che lavorano in questo settore, ma anche la flessibilità del servizio che deve essere erogato in più contesti, in contesti diversi, anche la continuità assistenziale che ci deve essere tra l'infanzia e l'adolescenza, ma anche l'età adulta, perché sappiamo che questi disturbi sono spesso cronici e quindi l'assistenza va garantita durante tutto l'arco della vita. C'è anche in queste linee guida una indicazione sull'utilizzo del metodo ABA nel trattamento soprattutto dei bambini, dato che ci sono studi scientifici che dimostrano che questo tipo di metodo migliora l'abilità del linguaggio, ma anche quelle del comportamento, oltre a quelle alle abilità intellettive. Inoltre le linee guida nazionali fanno riferimento anche a un altro aspetto, alla formazione dei genitori, quella che si chiama parent training, cioè una formazione che aiuta l'interazione genitore-bambino e aiuta anche i genitori a interagire con i propri figli, che migliorano la comunicazione sociale anche all'interno della famiglia. Ora, è evidente che alla luce della premessa che ho fatto all'inizio, in Regione Abruzzo c'è stato un problema perché pochi mesi fa oltre 50 famiglie erano in attesa da mesi che i loro figli e i loro ragazzi venissero presi in carico da parte del Servizio Sanitario Regionale. E voglio anche ricordare che la Regione Abruzzo ha emanato due DGR, la 437 e la 360, e ha stilato un piano operativo regionale in cui in questo piano sono forniti degli strumenti, vengono indicati strumenti e azioni che ogni ASL abruzzese deve adottare. E in questo documento ci sono una serie di indicazioni che io proprio attraverso questa interpellanza chiedo se sono state attuate o meno. E arriviamo alle domande. Ad esempio, in questo documento c'è scritto che per ogni ASL ci deve essere un'equipe specialistica collocata all'interno del servizio di neuropsichiatria infantile. Quindi chiedo, questo servizio esiste in tutte le ASL regionali e in caso contrario se c'è intenzione di istituirlo in tutte le ASL regionali? I servizi assistenziali per le persone affette da autismo mi risulta che sono erogati principalmente, anzi quasi esclusivamente, attraverso accreditamenti e convenzioni con enti privati. La domanda è: esistono anche dei servizi erogati direttamente dalle ASL regionali oppure no? Sempre nel documento si parla del piano operativo, si parla della figura del case manager. È una figura molto importante perché è una figura di raccordo per dialogare con tutti i servizi sanitari, ma anche con la scuola e con la famiglia. Ecco, la domanda è stato istituito questo case manager così come è indicato nelle linee di indirizzo nazionali? Per quanto riguarda il metodo ABA, di cui ho fatto cenno prima, la domanda è se le strutture regionali accreditate sono in grado di erogare questo tipo di terapia. Per quanto riguarda invece gli interventi di parent training, ma anche per la flessibilità nell'offrire l'offerta, l'assistenza, diciamo, in luoghi diversi, quindi anche all'interno del nucleo familiare,
Che cosa ha intenzione di fare, se ha intenzione la Regione di implementare questo tipo di servizio. E ultimo aspetto è quello della formazione specifica, proprio degli operatori che lavorano in questo settore. Chiedo quali azioni la Regione ha intrapreso oppure vuole intraprendere proprio per implementare la formazione, anche magari coinvolgendo le università della nostra Regione, attivando ad esempio degli specifici corsi non solo per il metodo ABBA, ma più in generale per promuovere la formazione del personale specializzato proprio nel trattamento di questi disturbi specifici dello spettro autistico. Grazie. Grazie. Innanzitutto, così come è stato detto all'inizio del Consiglio, la consigliera Stella ha ricevuto quel report riguardo le due ASL di cui lei aveva chiesto sull'autismo. Io sono in possesso anche degli altri due report delle altre due ASL, per cui sarà mio compito inviarglielo tramite via email, va bene? Ho le risposte a disposizione che lei aveva chiesto. Poi volevo continuare riguardo all'identificare quali sono gli interventi riabilitativi. Assessore, un attimo, colleghi, vi invito a mantenere, diciamo, un comportamento adeguato in aula, perché si sente un brusio di sottofondo ed è fastidioso ascoltare la risposta dell'assessore che è da remoto. Grazie. Gli interventi riabilitativi nei diversi setting previsti dalla normativa regionale, prevalentemente nella nostra regione, sono erogati da operatori privati autorizzati e accreditati nelle quattro ASL. Ad esempio, nell'ASL 01 vengono erogati direttamente dalla ASL in strutture proprie interventi sia di tipo ambulatoriale che semiresidenziale, e sono attivi programmi personalizzati di tipo domiciliare o extramurario, inclusive anche di tecniche ABA, che sono gestiti dalle WOSD Autismo Centro Riferimento Regionale. Allo stato non tutte le strutture riabilitative regionali sono in grado di erogare interventi di tipo ABA e i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile sono istituiti come unità operative nella ASL numero 1, 3 e 4, e in itinere l'istituzione della unità operativa di neuropsichiatria infantile territoriale per la ASL 02. Si specifica che ai sensi della DGR 463 del 26/7/21 nella ALS 01 presso il presidio San Salvatore dell'Aquila è programmata una WOC di neuropsichiatria infantile con una dotazione di 4 posti letto diurni. Inoltre, da una rilevazione effettuata dall'Agenzia Sanitaria Regionale si evince che i servizi territoriali di neuropsichiatria infantile sono presenti o programmati in tutte le ASL abruzzese. La Commissione regionale per la salute mentale ha anche il compito di aggiornare le linee di indirizzo per la promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali dei disturbi dello spettro autistico, proprio in attuazione all'intesa del 10 maggio 2018 relativamente agli interventi di parent training e di coinvolgimento delle famiglie da parte degli operatori e di flessibilità del servizio stesso. Nella riunione dell'11 agosto si è concordato con i capi dipartimento delle ASL di trasmettere al Dipartimento Sanità una dettagliata relazione sulle criticità e sulla necessità di risorse umane e professionali per l'implementazione delle strutture pubbliche di salute mentale sia per l'adulto che per l'età evolutiva, propedeutica per la pianificazione delle attività sanitarie e assistenziali. Nelle ASL abruzzese sono in via di costituzione i nuclei territoriali per l'autismo, così come previsto dalla legge 134,
che prevedono l'individuazione di case manager. Per quanto attiene invece all'assistenza attraverso i servizi di tipo ambulatoriale, residenziale, semiresidenziale e domiciliare, in attuazione alla delibera 360 del 24 giugno 2019, la Regione Abruzzo ha definito, in conformità a quanto stabilito al punto 5 del dispositivo della delibera 437 del 2017, il fabbisogno autorizzatorio di prestazioni di assistenza ambulatoriale domiciliare ed extramurale per il triennio 19-21 e il numero delle relative strutture per il trattamento del disturbo dello spettro autistico distinto per ALS. Con la legge regionale 31 del 2020 e segnatamente con l'articolo 9 è stato possibile integrare l'articolo 6 della legge regionale 32 avviando in tal modo i procedimenti di accreditamento e al momento il Dipartimento Sanità e gli uffici competenti del servizio, accreditamento e accordi contrattuali, oltre ad aver già provveduto al completamento delle istruttorie per l'accreditamento istituzionale di talune strutture, stanno proseguendo nella trattazione delle pratiche autorizzatorie e di accreditamento per altre strutture richiedenti. I setting assistenziali sono quelli individuati dagli atti di programmazione citate, segnatamente la menzionata delibera di giunta 360/2019, che ha approvato tra l'altro il documento tecnico dell'Agenzia Sanitaria riguardo all'aggiornamento delle linee di indirizzo. Per quanto riguarda la formazione, con verbale della Commissione regionale ICM del 9-12-2020 è stato approvato il piano formativo regionale ICM 2021 che ha individuato tra gli obiettivi della Commissione regionale percorsi formativi per i disturbi dello spettro autistico. Inoltre, dal 2015 al 2021 sono stati organizzati 21 eventi ECM in materia di disturbo dello spettro autistico accreditati dai provider regionali. La Regione Abruzzo ha presentato anche due proposte di progetto finanziati rispettivamente dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero di Giustizia per l'implementazione di percorsi differenziati per pazienti con autismo e pazienti vittime di reato. I progetti proposti vedono il coinvolgimento attivo delle aziende e sono un'ulteriore dimostrazione dell'attenzione che l'assessorato sta rivolgendo alla tematica oggetto di discussione. Allora, assessore Verì, dalla sua risposta io capisco che siamo ancora in una fase programmatoria, perché lei mi ha fatto un elenco di intenzioni e di cose che la Regione farà. Io le voglio solo dire, a proposito anche dei dati che ho richiesto al Dipartimento Sanità, io li ho richiesti da diversi mesi, questi dati non ancora mi sono arrivati, quindi lei mi ha detto che me li farà avere, ma ho chiesto dei dati che a oggi non ci sono, mi è arrivata una sola risposta. Comunque poi manderò l'ennesima mail di sollecito per avere questi dati. Quindi lei mi ha risposto dicendo che c'è tutta una fase di programmazione per risolvere tutte le criticità che ho ricordato in premessa. Però ecco, io le vorrei dire che sento la voce di tutte le famiglie che hanno in casa questi ragazzi e questi bambini che hanno bisogno di assistenza continua, soprattutto all'interno della loro famiglia, e hanno bisogno anche di capire come rapportarsi rispetto a questo tipo di patologia, però i problemi tornano sempre a galla. Io prendo atto di tutto quello che mi ha detto e di tutto quello che la Regione ha intenzione di fare, ma voglio vedere se e quando lo farà, in che tempi, perché qua la questione sono anche i tempi, perché le risposte queste famiglie le devono avere in fretta.
E se siamo ancora in una fase programmatoria, la cosa, secondo me, è grave. Grazie.